Dopo una prima tappa in Arabia Saudita, il nuovo segretario di Stato americano Mike Pompeo è in Israele, dove è stato ricevuto dal premier Benjamin Netanyahu a Tel Aviv. Prevedibile oggetto del dialogo l'Iran e l'accordo sul nucleare siglato nel 2015, verso i quali il 70° segretario di Stato ha esposto la linea dura degli Stati Uniti. Siamo preoccupati per l'escalation di minacce iraniane verso Israele e per l'ambizione dell'Iran di dominare il Medio Oriente. Noi siamo con Israele in questa lotta e sosteniamo fortemente il diritto israeliano alla difesa. Pompeo ha ribadito che gli States si ritireranno dall'accordo nucleare con l'Iran se non sarà rinegoziato. Penso che la più grande minaccia al mondo e per i nostri paesi sia il matrimonio tra estremismo islamico militante ed armi nucleari, in particolare il tentativo dell'Iran di acquisire armi nucleari. Netanyahu ha quindi ringraziato Trump per la decisione di trasferire a Gerusalemme l'ambasciata statunitense. Al termine della visita in Israele, Pompeo, che a Riyadh aveva incontrato il re Salman bin Abdulaziz al-Saud, proseguirà per la Giordania.